Me lo presti un pettine? Tieni. Grazie. Ho la testa che mi prude da morire. Come se avessi qualcosa che continua a passeggiarmi sopra. Mi sa che l'ho presa la bestiolina. Grazie, barbiere. Brad non è un barbiere, è un parrucchiere. Qual è la differenza? Hai visto i capelli di mamma? Quello è un barbiere. Mi scusi, ho una certa fretta, potrebbe tagliarmi i capelli? Sono occupato, signora. Ma lo sa con chi sta parlando? Sono Shirley Lapkin, dei famosi Lapkin di Sherman Oaks. E poi dicono che non ci sono nobili in America. Senti, ti do $50 extra se mi tagli subito i capelli. Ah, molto bene. E ora sbrigati, ho i capelli negli occhi e non riesco a vedere niente. Sul serio? Mm-hmm. Lo sai, non immagineresti mai che ho superato i 50. No! Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Come on back. Ciao ragazzi, chi vuole aiutarmi a piantare le margherite in giardino? Noi abbiamo già scavato la tomba di nonna, i fiori pensaci tu. Non immaginereste mai cosa mi è successo oggi. Ho lavorato su Shirley Lapkin. Dei famosi Lapkin di Sherman Oaks. I Lapkin che hanno quella mega TV. Ho sentito dire che suo marito vanta un affare di non so più quanti pollici. Non è il televisore, è l'antenna tirata su. Ho delle notizie eccitanti. Ho tagliato i capelli a una donna oggi e l'ho fatto bene. Quindi mi servono $200 per fare la scuola per parrucchieri. Cosa? Jack, mi sa che è tossicodipendente. Deve essere questa la vera ragione per cui vuole dei soldi. È quello che spero. No, davvero. La Lapkin è rimasta così contenta che al salone vogliono assumermi. Mamma, papà, io sarò un parrucchiere. Oh, Jack, non sarebbe mai accaduto se tu fossi stato un uomo più forte. O se tu non fossi stata una donna così forte. Che cosa dirò ai ragazzi giù al lavoro? Ma se non ci vai mai a lavorare? Sì, padre, fai una chiacchierata da uomo a uomo con la ragazza. Ok, lo farò. Ryan, siediti. Non così vicino. E non accavallare le gambe in quel modo. Senti, papà, non è come credi. Le donne mi piacciono sempre. In realtà, questo lavoro potrebbe essere un buon metodo per conoscerne, no? Hai sentito, Jenny? Gli piacciono ancora le donne. Non solo le donne. Ma... deciditi, o sei nella squadra oppure sei fuori. E una volta che sei fuori squadra, non ti faremo più entrare negli spogliatoi. Papà, sto dicendo che in effetti è un lavoro che potrai fare bene. So che sarà dura. La scuola per parrucchieri vorrà dire giorni e giorni di lavoro. Ma può essere la mia occasione. Insomma, il liceo è divertente e tutto, ma è davvero quello che vorrò fare a 40 anni? Beh, sentite, nessuno dei miei figli dovrà subire l'umiliazione di abbandonare la scuola. Neppure Mr. Bigodini. Non c'è niente di più importante di una buona educazione, dico bene, Jack? Sì, questo è giusto. Abbiamo una tradizione in questa famiglia. Nessuno abbandona la scuola se non ha messo incinta qualcuna. E allora, che novità, Jack? No, niente di che. Sono andata a un cinema oggi.
Dacci un taglio, io sono il tuo alter ego. Lo so che sta succedendo, parliamo di Ryan che è gay. Non è gay e studierà per diventare riparatore dei sistemi di aria condizionata. Oh. Va bene, d'accordo, hai ragione. È vero, vuole andare alla scuola per parrucchieri. Ah, immagino ne sarai orgoglioso. Ovviamente un padre più malizioso sospetterebbe qualcosa. Dopotutto la scuola per parrucchieri è uno dei segni. Segni? Segni di cosa? Che potresti avere quelle tendenze. Sono molti i segnali che ti dicono che stai andando per quel versante, Jack. Per esempio, se la prima cosa che noti di una ragazza non sono le tette, ma la sua borsetta. Un altro indizio è se conservi il nastro dopo aver aperto un pacchetto regalo. Oppure se pensi a che costume ti metteresti se fossi nel gruppo dei Village People. Oppure se sei andato da solo a vedere il paziente inglese. Se hai delle amicizie femminili perché, ecco, ti piace la loro compagnia. Un altro segno è se sei adulto e tieni ancora un animaletto di peluche. Ehi! Dai, stavo solo scherzando! Ok, Floppy, credo di aver capito cosa vuoi dire, ma... sono solo un po' preoccupato che certa gente possa trovare quel tuo ultimo discorsetto offensivo. Quindi perché non fai un altro discorsetto dove prendi in giro gli eterosessuali? Ok, d'accordo. Per quelli di voi là fuori che sono preoccupati di avere un figlio etero. Ecco alcuni segnali di avvertimento. Potrebbe essere un ragazzo etero se mangia direttamente dal barattolo. Potrebbe essere etero se è fiero delle sue emissioni corporee. Oppure se si fa la doccia solo quando è sporco. E voglio dire quando è assolutamente certo di essere sporco. Se fa una faccia stupida quando balla, è etero. E soprattutto se trova stranamente disgustoso fare lingua in bocca con un uomo. Floppy, e se una donna vuole fare lingua in bocca con un'altra donna? Quello è bellissimo, Jack! Papà? Ro? Non ci sono, Ryan! Meno male. Ciao, Spike! No, sono io, Ryan. Mi sto preparando per il mio primo giorno di lavoro. Questa è l'uniforme. Odio questi pantaloni, sono così attillati che non mi posso neanche piegare. Forse è meglio così. Allora anche tutto quel pelo sul petto fa parte dell'uniforme? No, questo è un tocco personale. Il richiamo della foresta. Sì, sai, ti danno un tono. Questa roba sembra vera quanto i capelli sulla testa di Burt Reynolds. La mia mascolinità credo venga più fuori. Oh, sì. Esce fuori e dice, yuhuu, marinaio! Non mi sono bardato di pelle e tacchi alti per essere preso in giro, piccola. Sono solo preoccupato per il mio primo taglio di capelli. Non è il taglio dei capelli che è importante, è il linguaggio che conta. Per essere un bravo parrucchiere ti serve la parlantina. Facciamo una prova, d'accordo? Diciamo che una donna si siede sulla tua poltrona e ti fa, ho appena rotto con il mio fidanzato. Tu che le dici? Forse avresti dovuto depilarti? Sei così stupido. Come hai fatto a prendere quel diploma alla scuola per parrucchieri? No, devi dirle, è ovvio che non ti merita. Le devi dire che è bellissima, le devi dire che può avere di meglio. E poi la abbracci. Un abbraccio aiuta una donna a dimenticare i suoi problemi. E io ancheggio un po' per vedere se magari ci sta? No, non devi mai iniziare ad ancheggiare. Puoi comunque rispondere alla sua ancheggiata. Questa è la giusta prassi da seguire.
Quante cose devo imparare. Sì. Ross! Ross, vieni giù subito, dobbiamo giocare a football. Ehi, va, senti cosa so fare. È grandioso. Guarda io cosa so fare. E adesso vieni, andiamo a giocare a football. Signora Dempsey, questo è Ryan. Lei sarà la sua prima testa. Mi raccomando. Salve, mio caro Ryan. Allora, mi farà tornare come una sui 30? O come una investita da un camion che andava a 30. A scuola mi hanno insegnato di partire con una battuta. Ho quasi finito, è davvero perfetta. Oh, allora come va? Ecco, vorrei più attenzioni da parte di mio marito. La verità è che lui non la merita. Hai ragione. Ah, tu sì che capisci a fondo noi donne. Sì, ma sa, lei potrebbe avere di meglio. Una bella donna come lei si merita il top. Mi sa che qualcuno vuole un abbraccio. Ti prego, non ancheggiare, ti prego, non ancheggiare. Come sai far sentire bene una donna? Una ragazza? Ritorni sulla poltrona, ecco che cominciamo. Ragazze, complimenti. Ottimo lavoro, ragazze. Perfetto, ci vediamo. Ora, senti, ti servirà tutto lo charme per la prossima cliente. È una famosa attrice, produttrice, creatrice e distruttrice di carriere. Goldie Sternfeld. È plastilina nelle mie magiche mani. Salve. Come andiamo, bella? Sì, sì, basta chiacchierare. Sono qui per farmi i capelli. E per sfuggire all'assillo delle mie cameriere, della segretaria e del mio giardiniere con quelle sue odiose cesoie. Tutti contro di me, io sono così dolce. Andiamo, taglia, forza! Problemi con il ragazzo? No. Lui non la merita. Nessuno qui mi merita. Lei può avere di meglio. Meglio di chi? Tu sei un ritardato, me ne vado. Lo sa che ha un gran bel sedere? Ah sì? Lo credi davvero? Sì, il suo ragazzo non lo merita quel sedere. Lui non ne capisce la poesia. Sa una cosa? Io credo che il suo sedere voglia un abbraccio. Sai una cosa? Credo che tu abbia ragione. Perché non finiamo questo taglio a casa mia? La mia macchina. Accompagnami a casa. Salve. Benvenute sulla Love Boat, io sarò il vostro skipper. Non è un amore quel cosettino. Lo so cosa state pensando, è contro la legge, ma niente paura.
Non ho intenzione di denunciarvi. No. Ross, hai di nuovo messo l'annuncio che cerchi ragazze per la nuova serie di Aaron Spelling? Ehi, se qualcuno ti mette un negozio di canditi in casa, sei scemo se non ne prendi un pezzo. Siamo qui per vedere il signor Ryan. È un mito assoluto. L'altro giorno ha detto che ero bellissima e che il mio ragazzo non mi meritava affatto. È straordinario. Riesce a capire le donne come pochi. Ma gliel'ho detto io di dire così. Qualcuna sembra un po' acidina. Oh, credo che lì ci vorrebbe uno degli abbracci del nostro Ryan. Ehi, ragazze! Ciao, signor Ryan! Chi vuole un abbraccio? Oh. Ross, come ci sei finito qui? Non lo so, ma la cosa importante è che c'ero anch'io. Ryan? Mamma ha scoperto che non vai più a scuola e ha colloquio con il preside in questo momento. Beh, Goldie mi ha fatto produttore del suo nuovo film. La compro e la vendo come mi pare, mamma. Ragazze, sono le 3. È ora di essere avviluppate. Oh, tocca a me! Per 1000 banane mature. No? Che cosa ci fate voi, ragazze, qui in casa mia? Mio figlio! Sì, esatto. Lasciati guardare dal peluche. Mi mette a disagio. Sì, lo so che può sembrarti una stranezza il fatto di averti trascinata qui. Ma dai, abbraccia il coniglietto. Su, coraggio. Sarebbe bellissimo dormirci insieme. Sì, è fantastico. Ora devo andare, va bene? Oh, mamma, aiuto, le coronarie! Ma chi è quella bambolona? Era qui per vedere Ryan, lui non è affatto gay. Guarda, Floppy, sono così fiero di quel ragazzo. E comincio anche a invidiarlo. Ha avuto 3 donne in un pomeriggio, io ne ho avute 3 in tutta la vita. Sai una cosa, tu dici sempre alla gente che vuoi che tuo figlio faccia meglio di te, ma non è così in realtà. No, lui non ti merita. Lo so. Quel ragazzo non ti capisce. Nessuno mi capisce. Vieni qui e fatti abbracciare. Chi è che ha delle strane tendenze ora, Jack? Lui, mi dà il mal di testa. Noi vogliamo incassi mega e io voglio Tom Cruise a fare me. Tu vuoi David Caruso? Fagli interpretare te. Sì? È David Caruso. David, lo sai che ti voglio bene, ma devi parlare con lui. Lui? Sì, ti telefonerà Caruso. Digli che ci penseremo su. Sì, ci penseremo finché il film non sarà finito. Ryan, voglio una parte in questo film. Tiffy, bambina, piccolina. Ok, farai la ragazza di Caruso. Ora basta, mi licenzio. Oltre a essere un idiota molto meno competente di me, sei anche il mio capo. Immagino sia un'ottima presentazione per Hollywood. Ok, riunione generale e drizzate le orecchie. Sono appena tornata dal liceo. Mi ci sono volute 5 ore per trovare qualcuno che sapesse chi sei. Ryan, non vai a scuola da settimane? Non ho tempo, mamma. Ho un impero da creare. Jack, ho avuto una telefonata dello stesso tipo dall'autosalone. Sono settimane che non ti fai vedere. Non mi piace lavorare. Sto pensando di partire con un mio sito su internet. Non so che vuol dire, ma so che non mi sposto da casa. Ryan,
Brian, voglio che torni a scuola. Ti rendi conto che ti sei perso il compito di geografia? Oggi, fortunatamente, sono riuscita a ottenere di fartelo fare dopo la scuola. Mamma, ho un appuntamento con la Columbia stasera. Sarò il produttore di un film. Un parrucchiere che fa il produttore di un film per le major, sì, certo. Se quelli ti vogliono davvero con loro adesso, pensa quanto ti vorranno di più una volta che avrai il tuo diploma. Sì, le opportunità saranno sempre lì ad aspettarti, ma in caso di bisogno avrai comunque il tuo diploma. Sapete? Farò come dite. Voi siete i miei genitori e i genitori sanno sempre qual è la cosa giusta. E poi questi pelazzi cominciano a colonizzarmi la schiena. Per quanto riguarda lo spettacolo, un idiota di nome Ryan Malloy è mancato all'appuntamento con la Columbia e quindi il nuovo produttore di Goldie Sternfeld sarà il suo giardiniere con un budget di 8 milioni di dollari. Questa volta non abbiamo preso la decisione giusta. E pensi che dovremmo dirlo a Ryan che abbiamo sbagliato? No, io non credo, no. Preferisco vederlo annaspare nella povertà per il resto della sua vita che fargli sapere che abbiamo sbagliato. Sì. Beh, il compito è andato male. Mi dispiace avervi deluso, ragazzi. Mi sa che non combinerò mai niente, eh? Già. Ragazzi, quando i genitori vi dicono di fare qualcosa, pensateci molto attentamente. Perché non dovete mai dimenticare da dove vi arriva quel consiglio. Noi non possiamo sapere tutto. Caro signor Floppy, vorrei sapere che frasi usi quando vai in giro a rimorchiare ragazze. Elliot Miami. Elliot, delle frasi per abbordare le pollastre. Non servono, amico mio. Le pollastre mi ronzano intorno come uno sciame di api quando gli rubo il miele. Le uniche frasi che mi servono sono: ehi tu con l'ottava di reggiseno, meglio che non ti fai trovare qui quando mi sveglio. E naturalmente, no, quel bambino non mi somiglia proprio per niente. Deve essere sicuramente di qualche altro peluche grigio.